Sera, miei piccoli geni. Oh, eccomi, finalmente tornata in uno dei miei video consoni. Un video consono al mio canale, al tema del mio canale, ovvero le applicazioni, i software e quant'altro che riguardi comunque i computer e la tecnologia in genere. Allora, oggi parleremo di Boom 2. Sarebbe un'applicazione che è possibile scaricare dal Mac App Store, ovviamente alla modica cifra di, mi sembra quasi 20 euro, non vorrei dire una cavolata, ma comunque andrò a vedere e vi farò vedere tutto il resto, e che praticamente riesce ad amplificare i suoni e riesce ad amplificare le casse dei nostri MacBook. Questo che sto utilizzando è un MacBook Pro del 2011, il volume è quello che è, come il volume era quello che era, quello del 2009. Io non so se poi dal 2012 in poi, ecco, io non so se poi dal 2012 in poi, sempre italiano correttissimo, abbiano magari riformulato le casse dei MacBook, quindi se qualcuno ha un MacBook dell'anno scorso o di quest'anno o dell'anno futuro, me lo faccia sapere, perché comunque per quanto riguarda il volume è sempre sempre scarso, è sempre stato scarso e sempre scarso sarà. No, in realtà non lo so, però sicuramente un MacBook non recente non ha un volume di altissimo livello. Infatti qui adesso, come vedete, si possono usare sempre tramite l'applicazione, questa qua è praticamente l'applicazione che vi consente di fare questo, di utilizzare gli altoparlanti interni oppure Boom 2 Device. Boom 2 comunque si presenta così, vedete, qui potete alzare e abbassare e poi anche qui perché comunque il volume può essere veramente molto alto con Boom 2. Da qui andiamo nelle impostazioni. Praticamente quando voi scaricherete l'applicazione vi metterà in automatico quello che secondo il programma è il volume adatto per il vostro MacBook, ma chiaramente voi potete cambiarlo, qua ci sono tutte le impostazioni, come vedete, e poi da qui ci pensate un po' voi, ok? Anche qui, vabbè, questo qua è il volume, poi c'è amplificatore, volume ottimale calibrato per il sistema audio. Qua c'è l'equalizzatore. Qui potete trascinare video e canzoni e praticamente vi amplifica canzoni e video. Qualora voi non voleste modificare quello che è il volume del MacBook, potete solamente amplificare i singoli file. Questo cuoricino qua è il cuoricino mio che batte, no? Praticamente qui si può seguire la software house tramite Twitter, tramite Facebook, segnalare un problema a un amico. No, a segnalare un problema a un amico, no, questo è fantastico. Segnalare un problema a un amico, no, segnalare l'applicazione da scaricare a un amico e qua si possono inviare i feedback. Comunque penso che si possa inviare anche le segnalazioni agli sviluppatori. Qua ci sono tutte le impostazioni. Ecco, Boom 2 è realizzato da Global Delight che mi ha dato la licenza. La licenza, che praticamente adesso qui voi vedrete la licenza, ma io la coprirò perché sono bastarda. E niente, tutto qui. Qui potete disinstallare Boom 2 se non ve ne frega niente, e qui potete addirittura uscire da Boom. Comunque, praticamente i settaggi ve li potete fare voi, non è assolutamente difficile. Noterete comunque una grande diversità tra il volume antecedente all'installazione di Boom e invece il volume successivamente a quando l'avete installato. C'è veramente tanta differenza. Ovviamente dovete essere capaci di calibrare il volume stesso perché altrimenti può venire fuori una ciofeca, cioè quando il volume è molto alto penso che sappiate che dà fastidio perché comunque ci sono dei frusci, delle cose che non vanno molto bene. Comunque, se vi fidate a lasciare il settaggio di Boom stesso, va benissimo. Almeno io l'ho trovato che va benone, cioè il volume altissimo. Se devo ascoltare qualche canzone su YouTube o
da qualche altra parte, perché comunque non uso comunque iTunes, non uso più Spotify, comunque uso sempre molto YouTube, veramente sentirete benissimo. Va bene, comunque questo è tutto. Ringrazio la Global Delight che mi ha fornito la licenza. Esiste una versione di prova sul loro sito, però non è possibile scaricarla, non so perché, comunque non funziona, quindi nel caso credo che la rimetteranno online, perché si può comprare su Mac App Store, si può comprare sul loro sito, però al momento non è possibile scaricare la versione di prova. Comunque vi posso assicurare che è veramente una bomba, proprio si chiama Boom ed è una bomba. Detto questo, ci vediamo al prossimo video. Ciao!